Ciao, sono Gloria. Oggi ci troviamo all'interno della chiesa di Sant'Ignazio, nella cappella dell'Immacolata, in compagnia di due ragazzi, Vito Ciao. e Giulia. Ciao. Loro fanno parte della comunità di Pietreville e ora ci spiegheranno il loro progetto. Cosa riguarda il vostro progetto? Pietrevive è una comunione di comunità, cioè ci sono diverse comunità presenti in Italia, in Europa e anche in America, e quello che facciamo sostanzialmente è evangelizzazione tramite l'arte, cioè noi ci ritroviamo dinanzi ad alcune chiese, per esempio noi della Comunità di Roma, di fronte alla chiesa di Sant'Ignazio o alla chiesa del Gesù o alla chiesa di San Pietro in Vincoli, e lì accogliamo chiunque entra in chiesa, credenti e non credenti, gente che entra solo occasionalmente, solo per visitare la chiesa, solo per fare qualche foto alla chiesa, e gente che invece viene a pregare in chiesa. E lì noi offriamo delle visite gratuite, cioè diamo la possibilità di raccontare, sostanzialmente raccontiamo la nostra fede tramite le opere d'arte, ma nello stesso tempo ti raccontiamo la spiritualità che c'è dietro una chiesa. E la gente molte volte è diffidente, altre volte invece è felice di fare questa visita. Qual è il vostro rapporto con la comunità di Pietrevive? Come vivete in comunione con gli altri membri, con gli altri ragazzi? Allora, la comunità di Pietrevive è un luogo dove noi ci sentiamo a casa primariamente e con le altre persone diciamo, si instaura un rapporto particolare che non definirei un rapporto di amicizia, perché che gli altri ti stiano simpatici o meno, che tu abbia cose in comune o meno, non è questo, diciamo, il focus della relazione. Ma proprio l'altro è qualcuno che ti è stato donato per vivere la tua fede, la tua relazione con Dio. È uno degli strumenti principali per alimentare e vivere la tua relazione con Dio, la tua esperienza di fede umana. Quali sono generalmente le reazioni che si creano durante, reazioni e emozioni che si creano durante le vostre visite con le persone che accogliete nelle chiese? Le reazioni possono essere le più diverse. Io mi porto a casa dopo 3 anni di servizio all'interno delle chiese, alcuni volti, e in particolare il volto di una ragazza, mentre parlavo della facciata della chiesa del Gesù, vedo che lei comincia a piangere e mi sono stranito, mi sono stupito, la guardo e lei mi dice che quelle cose che io le dicevo, che le raccontavo, sostanzialmente l'esperienza mia di fede tramite l'arte, avevano toccato il suo cuore, nel senso che lei stava vivendo le stesse cose che raccontavo io. Una persona che non avevo mai visto, che forse non vedrò più, e che però ha voluto lasciarmi questo ricordo di sé, come un ricordo bello che io mi porto dentro. Bellissima come emozione. E ragazzi, allora ci vedremo nelle vostre visite. Presto. Certo, vi aspettiamo. Vi Ok, aspettiamo. a presto. Grazie. Ciao. Ciao.